cercando di fare quello che gli strumenti parlamentari ci consentono, cioè di utilizzare tutto il tempo disponibile, di fare, come si dice in questi casi, letteralmente ostruzionismo per provare a rallentare il più possibile l'iter nella discussione, dunque nella probabile, purtroppo, bisogna dire la verità, approvazione di questo decreto. Perché è un decreto pessimo? Perché è un decreto che mina alle fondamenta i diritti costituzionali, i diritti umani? Non solo perché va a voler punire chi effettua un salvataggio in mare, e non essendoci riusciti finora a farlo per via penale, stanno provando di farlo per via amministrativa. Attenzione, sbaglia chi pensa che il decreto sicurezza bis sia una cosa che riguarda i migranti, quelli che arrivano da fuori, solo loro, solo quei pazzi delle ONG che li vanno a salvare a mare. È solo il primo passo, è il punto in cui si entrerà per rendere questo paese meno democratico ai danni di tutti, soprattutto dei più poveri. Ci sono stati 3 arresti durante la resistenza perché 2 persone vengono accusate di essere di aver appiccato il fuoco alle barricate, mentre una persona è stata arrestata per la resistenza sul tetto, dove si erano incatenate 6 donne e 3 bambini per cercare di mettere in campo l'ultima resistenza possibile. Non si sono fermati davanti a niente. È la responsabilità totale della classe, soprattutto gravissimo i 5 Stelle, che collaborano alla fine e praticamente... So che vogliono mettere la fiducia in Senato su questo, è obbrobrioso questo, no? Io ti chiamo criminale, non ho altre parole da usare, ma anche gli altri partiti, possiamo stare anche il PD non c'è su queste questioni, la sinistra deve saltare fuori, chi è al potere oggi ha uno strumento terribile in mano, c'è la Trump, c'è la Salvini ed è il web. E montando queste campagne d'odio, utilizzando il web, è spaventoso quello che avviene, è incredibile e lo stiamo vedendo i risultati.